Bene, siamo nel post partita del secondo atto, gara di ritorno dei play-off, quarti di finale, Gamma Innovation Sarzana contro Amatori Vascan Lodi. Siamo con il 9 rossonero Domenico Illuzzi dopo una partita che è stata tosta, tostissima. Un Lodi che era andato in vantaggio per due reti, la situazione sembrava molto grave, poi il Sarzana è riuscito a ricompattarsi e riportarsi incredibilmente sul 2-2, un pareggio che è perdurato per addirittura tutti i tempi supplementari, e poi Sarzana riesce a spuntarla ai rigori. Il commento di Domenico Illuzzi, il grande ex di questa sfida. Sì, è stata una partita difficile, come è stata la partita d'andata lì a Lodi. Eravamo lì, abbiamo pareggiato. È stata più difficile per noi ovviamente oggi, perché da 2-0 siamo andati a recuperare 2-2 con grande cuore e anche con qualità, e poi niente, i rigori si sa. Questa volta ai supplementari abbiamo fatto meglio, non abbiamo fatto due errori che ci sono costati la vittoria l'altra volta, e quindi niente, 1-1, e adesso martedì sarà un'altra guerra, sarà come oggi, partita combattuta, si correrà tanto e sarà sicuramente una bella partita. Sarà sicuramente un'altra grande bella partita, come sono sempre quest'anno le gare tra Sarzana e Lodi, lo si diceva, due formazioni che creano sempre partite tese, tantissimi tiri, ma alla fine di palline che ne entrano sono veramente poche, lo abbiamo visto in tutte le sfide di campionato, in quella di Coppa Italia. Come dovrà arrivare il Sarzana alla prossima sfida dopo quello che abbiamo visto oggi e dopo quello che abbiamo visto a Lodi? Dovremo arrivare carichi e sicuramente attenti, perché come oggi i due errori che abbiamo commesso, abbiamo subito due gol e non dobbiamo sbagliare, almeno dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, perché loro sono cinici e se gli lasci un'opportunità non stanno lì tanto a pregare, ti fanno gol. Noi abbiamo più opportunità secondo me, ma facciamo un po' di fatica a trovare il gol e dobbiamo migliorare da quel punto di vista lì. Martedì cercheremo sicuramente di farlo.